Vicepresidente, stiamo entrando ora nel clou della settimana più importante per gli aquilani, ma anche per la comunità nazionale e internazionale, che è quella della perdonanza celestiniana. Quali sono i passaggi più importanti dal punto di vista dell'organizzazione del comitato di qui al 30 agosto? Beh, certamente noi stiamo interagendo in modo molto attivo con la diocesi, proprio perché l'organizzazione di quest'anno risente fortemente di tutte quelle che sono le esigenze legate alla presenza del Santo Padre il 28. Chiaramente tutti quanti siamo collaborativi al massimo, proprio perché ci rendiamo conto che per noi sarà un'occasione straordinaria, finalmente avremo la possibilità di dimostrare al mondo l'esistenza di questo dono che Celestino 728 anni fa ha voluto fare proprio sul piazzale di questa basilica e proprio alla città dell'Aquila, che ha saputo custodire e tramandarla insieme alla sua comunità fino ad oggi, che è quella del perdono. E poi effettivamente questo perdono ogni anno riesce ad essere strettamente attuale e connesso con quelle che sono le peculiarità contingenti del mondo che noi stiamo vivendo. Così ad esempio anche quest'anno la scelta dei tre figuranti, appunto che porteranno la bolla e anche il Giovin Signore, quindi la Dama della Croce, ci ha consentito anche di dare rilievo al particolare momento che stiamo vivendo nel contesto internazionale, che è un momento chiaramente di guerra, che l'idea della pacificazione che può arrivare con il perdono esprime appieno. Per il resto chiaramente ci sono le due anime che chiaramente tutta la città conosce e che comunque attende, che è quella relativa veramente agli spettacoli che il maestro De Micis appunto inaugurerà da qui a 2 giorni, proprio con spettacoli che sono scritti di sana pianta e dedicati alla nostra manifestazione. E nello stesso tempo però ci sono quasi un'ottantina complessive di manifestazioni da parte di associazioni di tutti i livelli che all'interno della nostra città vogliono partecipare e in qualche modo esprimere quello che è il loro talento e la loro diciamo, voglia di esserci proprio in questo periodo così importante per la città. E noi chiaramente nel nostro piccolo e con le nostre piccole capacità, cerchiamo di coordinare e di consentire a tutti quanti di poter trovare il loro spazio. Chiaramente sarà molto importante questo corteo quest'anno, che avrà la particolarità di unirsi proprio all'arrivo della fiaccola in città, e quindi questa volta veramente la fiaccola andrà ad accompagnare il corteo storico, e che arriverà qui sulla piazzale della Basilica, e che poi andrà ad accendere poi il tripode proprio al cospetto di tutti i figuranti che comunque partecipano. Anche lì la richiesta, sappiamo, le richieste sono state tantissime, già da maggio le persone iniziano a prenotare i loro abiti, e questo comunque è una dimostrazione di come la città celebri questo evento, non come qualche cosa di scontato e che comunque rientra un po' nella, diciamo, un po' nell'immaginario collettivo, ma invece come qualche cosa che fa parte della storia di ognuno di noi. E penso che questo sia poi il senso anche del riconoscimento che l'UNESCO ha voluto dare a questa festa del perdono.